Mi chiamo Elena Narducci e nel 2012 ho aperto questo negozio che si chiama Delì, nonostante io provenissi da tutt'altro tipo di lavoro, perché facevo l'impiegata in una ditta termoidraulica. Però il mio sogno sempre, fin da bambina, è stato quello di avere un negozio. E quando mi è capitato l'opportunità di rilevare un'attività che era già presente, ho deciso di buttarmi in questa impresa. E l'ho chiamato Delì perché Delì ricorda le delizie e perché anche nelle altre lingue, quelle più conosciute, delicatessen, delisse, ricordano comunque dolci, gastronomia, cose, eccellenze, prodotti, bontà. Quando ho trovato queste attività, questi prodotti, queste eccellenze, ho cercato di introdurle in questo negozio e di farle conoscere innanzitutto a Livorno e far conoscere a queste realtà sia locali, italiane innanzitutto, però anche molto di produzioni locali, toscane. E oggi, grazie anche a Vetrina Toscana, che fa vedere a diverse persone tutte queste eccellenze, si possono far conoscere anche in altri luoghi, in altri posti. E sono tutte chicche che io ho cercato visitando le fiere, andando a vedere direttamente il produttore, come, cosa fa, cosa produce, e se mi piacciono poi le porto qui nel mio negozio per farle vedere, farle assaggiare anche a tutte le persone che lo frequentano, che vengono da me. Sono Valentina Iozia e la mia azienda si chiama Amati Dolce Biscotti. Siamo una piccola realtà artigianale che produce specialità locali e toscane. E in questa occasione vi vorrei presentare due biscotti del nostro catalogo, che sono due prodotti d'eccellenza, e sono i Medicei, che sono dei biscottini che vengono da una ricetta tradizionale toscana, che è il pan del pescatore, ma che vengono fatti in modo molto più piccoli per essere più commercializzabili. L'altro biscottino invece è il Frantoino, che è un biscottino che ha la sua massa grassa esclusivamente con olio d'oliva e che ultimamente ha anche vinto un premio interessante a livello internazionale, ne siamo molto contenti. Per poter promuovere la nostra azienda ci siamo sempre avvalsi dell'aiuto di Vetrina Toscana sin dall'inizio, e con l'occasione la vorremmo ringraziare.